adesso noi ovviamente scegliamo lui come presidente perché sembra Andrea Di Pre. Avanti a noi c'è il Papa, no? E chi è questo? L'omino delle Pringles? In questo video io sarò un presidente. Il presidente della mia nazione, capace di fare leggi, infrangere le leggi, non far infrangere le leggi. Ma aspettate che mo vi faccio vedere com'è che farò il tutto. Salve carissimi, io sono Nick Radogna. In questo video, come avete ben potuto capire dal titolo, dall'intro e dalla copertina, diventerò un presidente. Ed eccoci qua infatti, siamo su The President. Voi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Se vi va, già che stiamo, seguimi pure su Instagram. E adesso noi ovviamente scegliamo lui come presidente perché sembra Andrea Di Pre. Va bene, che cos'è che dobbiamo fare? Ok, allora dobbiamo fare il giuramento per diventare dei presidenti. Avanti a noi c'è il Papa, no? E chi è questo? L'omino delle Pringles? Sì, sì, io solennemente prometto di rispettare le leggi degli Stati Uniti. Beh, va bene, che cos'è che dobbiamo fare? Sì, non ti preoccupare, rispetterò e farò tutte le leggi del nostro lavoro. Io sono il presidente. Sì, va bene, farò tutto al massimo delle mie abilità, al meglio proprio. Va bene, protegge, difendi la Costituzione. Va bene, mannaggia. Sì, basta che mi dai il posto fisso. Congratulazioni, va bene, sei diventato il Mister Presidente. Va bene, grazie. Sì, ma dobbiamo fare pure la firma. Dobbiamo unire i puntini. E che cos'è? Il retro delle merendine. Ok, vai, facciamo così. Mamma mia, sembro io che faccio la giustifica falsa facendo la firma di mamma. Mamma sand, guaglio. Perfetta, l'ho fatta. Ok, adesso siamo diventati ufficialmente dei presidenti. E balla pure, c'è bella, e ballo pure io allora, vai. Vai! A posto. Ok, adesso dobbiamo aggiustare anche i nostri social media. Per mettere la foto della cacca o la foto nostra dobbiamo pure vedere i video. Ma sto cavolo, io metto l'immagine bella classica, che se ne frega. E come bio io metterei segui Nick trattino basso Radogna su Instagram, ma non si può. Infatti devo mettere che devo promettere di essere il miglior presidente. Dai, ci sta come scelta. Bene, abbiamo pure 2900 dollari, buon per noi. E abbiamo pure quanti follower? 120 follower. Mamma santa, siamo degli influencer. Questa ci ha portato pure il pacco regalo. Presidente, qua sta un regalo da parte dell'ufficio per noi. I cittadini già mi amano, meglio così. Vado, questo sembra più che altro il vestito delle guardie britanniche. Vabbè, noi adesso ci vestiamo così. Mamma santa, più che un presidente degli Stati Uniti, sembro uno della Russia. Va bene, andiamo avanti. Bene, adesso dobbiamo scegliere i ministri, che non è il minestrone, quello che ti mangi la domenica a pranzo, ma dobbiamo appunto scegliere il ministro della difesa, dell'economia, del turismo, eccetera. Bene, piacere di conoscerti, bella. Ah, fantastica! Che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere il gabinetto dei ministri? No, no. Sto scherzando. Dobbiamo scegliere un po' di persone per la nostra amministrazione. Dobbiamo scegliere, per esempio, chi deve essere per la cosa dei militari. Tipo, questo qua va di militari. Invece questa qua è delle finanze, con i capelli fucsia addirittura. Bella fashion è la signora. La signora adesso dice che è magnifico, se ne deve andare. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Oh cavolo ragazzi, cioè praticamente tra le opzioni di risposta posso scegliere se invitare a cena la mia ministra. Beh, io la invito a cena. Noi siamo dei maschi, attratti dei maiali, quindi facciamolo. Ok, adesso quindi è libera la nostra amica. Però ha detto che ha prima del lavoro da svolgere. Va bene piccolina. Ci vediamo stasera. Andiamo avanti, abbiamo qua il ministro dei militari, abbiamo qua la ministra delle finanze. Andiamo avanti, siamo al secondo giorno, inizierà il terzo giorno. Me, quanti soldi abbiamo adesso? Vediamo. 6.000 soldi abbiamo, bel. Oh, adesso dobbiamo fare nuove leggi, ragazzi. Ah, questi sono tutti i nostri cittadini. Tutti dovrebbero fare il ballo del pollo. Ma che legge? No, ragazzi, mi spiace, ma io non l'approvo. Ma che è? La caricatura. Ok, tutti i cittadini dovrebbero combattere, ma no. Ma no, disapprova. Tutti i cittadini dovrebbero solo lavorare dal lunedì al mercoledì. No, no, almeno fino al venerdì. E che cosa, dai? Devo bannare tutti gli account di Netflix. Nessuno deve guardare Netflix e si deve rilassare. Ma no, ma no, ma dai, ma che cos'è questa? La Corea del Nord. Infatti i cittadini sono tutti
contenti e sto facendo un buon lavoro, insomma. Noi nel frattempo andiamo avanti. Dobbiamo chiudere Tinder e tutti i siti di incontri. Ma perché, scusatemi? Nella mia nazione vige la libertà. Io sono un presidente. Dai, andiamo avanti. Vediamo che altra regola c'è. No, ho finito. Meglio così. Ok, adesso abbiamo dei consigli. Abbiamo delle piccole frasi. Qualche avvocato ci sta consigliando delle nuove leggi. Va bene, allora, va bene, le ricevo. Vediamo, valutiamo insieme. Io sono serio in questo video perché sono il presidente e devo essere molto diligente. Enjoy your meeting, che significa goditi i tuoi incontri con questi qua. Grazie, grazie mille, amore. Andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso dovremmo aspettare gli avvocati, vediamo cosa succede. Oh, che sono belli. Questi più che avvocati mi sembrano il cast di Stranger Things. Va bene, andiamo avanti. Devi fare OnlyFans illegale. Beh, voi che ne pensate, ragazzi? Io sono per la libertà. Possiamo scegliere se approvare, rifiutare o schiaffeggiarlo. No, ragazzi, io rifiuto. Mi dispiace. Devi arrestare chiunque metta il latte prima dei cereali. In effetti ha un po' ragione. Io la farei come legge. Dai, approviamola. Però vorrei prima sapere il perché. Chiunque fa questo non è capace di murder. Che significa murder? Non mi ricordo l'inglese. Omicidio. Ah. Allora, la sua motivazione è che secondo lui chiunque fa questo è capace di fare omicidi. Beh, ragazzi, io rifiuto. Mi dispiace perché mi sembra una barzelletta. Vediamo lui che vuole. Devi arrestare chiunque non colleziona le cacche dei propri cani. Guaglio, ma sei scemo? Io lo schiaffeggio. Vai, schiaffeggiamolo. Bommete! Ma come ti permetti? Ma che è sta roba? Doppie tasse a chi ha guardato il trono di spade. Ma che è sta roba? Dai, ragazzi, solo per il meme io l'approvo. Dai, facciamolo ballare a questo. Ma giusto per divertirci. Poi tra l'altro io il trono di spade non l'ho mai visto. Abbiamo raggiunto pure 9300 dollari. Beh, mi piace questo gioco, proprio mi sta emozionando. Io sono il presidente, ok? Oh, il maresciallo della polizia. Ciao presidente, sono qui per parlare degli Oscar, della cerimonia. Beh, conoscendo gli ultimi Oscar, io avrei paura solo di Will Smith, per ovvi motivi. Keep my wife's name! Abbiamo delle celebrità famose che stanno arrivando nel nostro paese, ok? Vuole l'approvazione per assumere altri poliziotti per questo evento, insomma. La mia domanda nei confronti del maresciallo è: perché hai bisogno? Infatti, adesso aspettiamo la risposta. Allora, lo scorso anno molte celebrità sono state schiaffeggiate dagli ospiti. Abbiamo bisogno di più protezione. Va bene, dai, diamogli la polizia al nostro amico. Grazie mille. Le celebrità ti ringrazieranno per questo. Va bene, abbiamo fatto la nostra missione al meglio. Abbiamo sbloccato anche un bellissimo cappello, eh. Olè, allora adesso dobbiamo perdonare i prigionieri. Ho rapinato la banca per pagare la fattura, insomma, che la figlia stava all'ospedale. Vabbè, chiediamogli il nome della figlia, vediamo se è vero. Ok, ho mentito, io non ho una figlia. No. E allora vattene via, in prigione, in prigione, vai, vai, pena di morte, pena di morte. Dobbiamo tappare velocemente la pena di morte. Battin, beh, siamo un po' cattivi, però ci aveva mentito. Ok, io ho ucciso il mio cane perché ha mangiato il mio sandwich. Guaglio, ma sei pazzo? No, vabbè, l'ho lasciato andare per sbaglio, scusatemi, ho sbagliato. Vediamo lui invece. Non mi interessa, io odio la vita, uccidimi. Aspetta, gli voglio chiedere perché è triste, vediamo. Mia moglie mi ha lasciato e io sono diventato un ladro. Che faccio, ragazzi? Dai, lo lascio andare. Vediamo lui invece. Ho dato mazzate a un ragazzo che mi ha rubato la macchina. E io non merito questo. Beh, va bene, dai, vattene via. Oggi sono buono. Tranne il primo, che l'abbiamo praticamente elettrificato. Sembravo Pikachu a momenti. Siamo qua di nuovo sui social media. E ci scrive, apparentemente a me sembra la ministra, quella delle finanze. E mi scrive: sei single? Ti trovo eccitante, miau, chi baci. Questo è ancora un video family friendly, ok? Ok, adesso posso dire: sono felicemente sposato. Oppure: sono sposato, ma parliamo nei messaggi. Ma sei pazzo? No, no, scrivo sono felicemente sposato. Questo qua mi scrivo e voglio mi paghi il college, l'università? E io gli dico: certo, mandami la fattura. No, ma io non voglio pagare. Ok, non sono il tuo sugar daddy. Vai, vai, non pago, non pago. Questo qua mi scrive: che canzone ti stai ascoltando in sto periodo? Io gli posso rispondere: oh, Baby Shark du 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 du. Oppure: scusami, sto lavorando adesso. Vabbè, dai, gli diciamo Baby Shark. E adesso dobbiamo fare centro per buttare le carte nel cestino.
Vai, vai, buttiamo. Sì, centro. Sì, centro. Sì, centro. Più che presidente, sembro LeBron James. 5, 4, 3, 2, 1. Bene, carissimi, il video di oggi termina qui. Sono stato un bravo presidente. Se il video raggiunge e supera i 2000 like, io faccio un secondo episodio, va bene? E quindi, se il video ti è piaciuto, ovviamente lascia un bel like. Iscriviti al canale attivando la campanella. Seguimi su Instagram cercando nick-radogna. Vai su nickradogna.it per queste bellissime magliette. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao, carissimi!